fortissimo, dobbiamo ripetere oggi, anche se abbiamo la mala in bocca per non aver portato a casa nessun punto, siamo consapevoli di non essere messi in difficoltà l'Inter, che veniva da parecchie vittorie consecutive, da un derby vinto, e quindi dobbiamo ripartire da qua, giocando sempre così ne perderemo poco di partite. Considerando che la Lazio gira un punto in meno l'anno scorso, campionato d'andata, secondo te questa Lazio è più forte che l'anno scorso, considerando anche le assenze importanti di Mauri, l'assenza di Mandela, di Brocchi, insomma tante defezioni, se non interviene sul mercato, secondo te questa Lazio se la può giocare come l'anno scorso per le zone alte della classifica? Credo che più o meno sì, abbiamo gli stessi punti, la differenza con l'anno scorso può essere che ci sono, cioè, magari maggiore concorrenza, perché l'anno scorso con 34 punti erano forse il terzo, quarto, secondo terzo, se non ricordo. Quindi poi quest'anno abbiamo anche l'impegno dell'Europa League, che può togliere qualche energia, abbiamo un parecchio infortunati, quindi bisogna mettere in preventivo anche questo. Stiamo facendo sicuramente bene, però non basta, dobbiamo fare di più e cercare di ripetere l'anno passato, magari raggiungere un traguardo importante, anche se dura, se sono tre posti della Champions. Alla luce del fuori gioco vi sentite penalizzati tutti? Se fosse fuori gioco, io non l'ho rivisto, sicuramente sì, perché in quegli episodi che chissà come mai vanno sempre a sfavore di squadre meno blasonate. C'è stato un errore anche vostro lì però su quel gol di Pazzini? Cioè vi siete fermati? Ho avuto quando si piglia a gol c'è sempre un errore di qualcuno. Però tante volte se si fischiano fuori gioco non sarebbe evidenziato. Grazie, Dio. Scusa Giuseppe Viala.